No, era tutto programmato, quello che io dovevo dire, avevo degli step da fare, li ho fatti e adesso siamo giunti che queste 5 partite dobbiamo anche vincerle. Domani bisogna vincerla, chiaramente lo sappiamo, lo sanno i ragazzi. Oggi non ho bisogno di dire dobbiamo vincere domani, è una partita importante, lo sappiamo tutti. L'aspetto mentale che appunto il momento e il punto ad Ascoli È quello che vi stavo dicendo, perché nel mio step io vi avevo chiesto un mese, bene? Dopo il mese io ho vinto una partita in casa e ho pareggiato fuori. Se no anti 6 secondo volta cosa succede? però mi sto facendo un po' l'avvocato del diavolo, no? Bene. Con i numeri che nel calcio Non dicono tutto, contano. dicono niente, No, bisogna ecco. leggerli, No, bisogna saperli leggere, è sto dicendo una diverso. squadra che ha vinto così poco. Cos'è che ci deve far pensare a tutti che adesso può vincere 3 partite su 5, razionalmente? Razionalmente è semplicissimo, perché quello che abbiamo visto ad Ascoli è quello che io volevo vedere, perché voi avete detto che abbiamo fatto un tiro in porta, va bene? Cioè che abbiamo fatto che Mauri ha sbagliato il gol. Voi avete detto questo, che avete visto la partita da là. Io ho visto un'altra partita e con me Aglietti, perché Aglietti ha fatto una dichiarazione dicendo che negli ultimi 10 minuti lui aveva paura di perdere. Ma perché? Perché capiva che noi eravamo in una situazione per poter vincere. Non abbiamo fatto le cose giuste tecnicamente per vincere. E questo è il passo che dobbiamo fare, ma non solo nella partita con l'Ascoli. Io mi ricordo la partita con la Spal, che abbiamo beccato 3 papine. Noi nei primi 10 minuti eravamo nelle condizioni di fare i cross, di buttarci dentro, di fare delle cose offensive importanti. Non le abbiamo fatte perché non avevamo ancora, secondo me, lo sprint. Ci manca quello. Adesso, no, ma non è che ci manca perché non ce l'abbiamo nelle gambe, perché adesso ce l'abbiamo. Ci manca lo sprint mentale, nel senso che la squadra con una, come posso chiamare, underground di sconfitte sopra sconfitte. Quindi è psicologicamente più votata, arriva l'allenatore che ti dice allora adesso dobbiamo mettere la fase difensiva a posto. Quindi quando siamo anche ai 20 metri dalla porta, quello che sta facendo l'azione nei 20 metri pensa immediatamente a come deve tornare indietro. Questo è quello che dobbiamo cambiare. Noi nei 25 metri, 30 metri dobbiamo avere più sprint, avere più, a parte la qualità va bene, ma noi dobbiamo dare il cambio passo che ci deve essere nella parte finale per mettere in condizione l'avversario di stressarlo con la pressione, con delle azioni che io voglio che facciano. È chiaro che deve esserci anche un po' più di qualità. La Classifica è peggiorata, ma l'autostima della squadra, classifica. che ha l'autostima della squadra, che è Sì, ma peggiorata. questo io ve l'ho detto dall'inizio, io la classifica non la guardo, non mi interessa. Io so che adesso ho 3 partite in casa e 2 fuori. Io so che devo vincere le 3 partite in casa, non devo perdere quelle fuori e magari vincere anche quelle, non è un problema oggi. Non è più un problema. Se la squadra domani dimostra che sa vincere, puoi vincere in casa, fuori, può succedere tutto. Mister, tutti necessari, nessuno indispensabile, però c'è qualcuno che è più necessario degli altri tra questi Caracciolo? Beh, Caracciolo è il capitano della squadra, trascinatore, è il giocatore che ha più carisma sotto tutti i profili, ma al di là di questo, che io posso dire, ma questo è, secondo me, non è tanto importante quanto invece le sue qualità tecniche. Stiamo parlando di, sì, dico, c'è da mettersi il fatto che lui è carismatico, capitano e tutto il resto, poi al di là fisicamente è un giocatore che sta bene e che trascina, l'ha fatto vedere con la vittoria col Benevento. Ma lui ha qualità tecniche, perché la traversa che ha preso lui, io ragazzi ieri sera, non è che voglio fare il paragone, ma ieri sera io ho visto, come si chiama lì? Cioè, la Madonna. Lì, gesti tecnici da giocatori importanti, e Andrea ce li ha questi gesti, ce li ha, non c'è storia. No, questo volevo dire, è il giocatore Non della lo voglio partita, mettere spende vicino. la giocata. Ma lui la farà la giocata adesso, perché deve essere aiutato dagli altri, non può fare da solo. E adesso anche gli altri sono migliorati. Ancora anche un po' di meno, Ma l'airone, no, ma che malura, ma per piacere. Andrea può correre 2 ore e mezzo. Andrea c'ha
una struttura fisica e può fare quello che vuole. No, sono 5 gare decisive. Questa è no, 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 io per me sono 5 alla pari. Sì. Bernal, che tra l'altro da un ottimo momento ha cambiato completamente vero la mentalità, e questo gli porta in ma leggevo, leggevo. Alla fine l'entusiasmo conta tanto quasi come le qualità tecniche nelle ultime. Ma leggevo le interviste di Liverani, erano ma dei, anche dei suoi giocatori, quindi dicevano che lui non ha fatto se non quello di dare l'equilibrio alla squadra, di mettere i giocatori al posto giusto, sai, queste cose che... E sicuramente anche fisicamente, probabilmente, non lo so. Perché la squadra corre, io l'ho vista, adesso ho visto 3 partite, le ultime 3 che hanno fatto, è una squadra che ha questi cambi passo. Vabbè, ma sai, io oggi devo pensare che loro devono temere me. Oggi è così, oggi devono temerci tutti. Io l'ho visto da un po' che è questa cosa. Gli occhi della tigre o gli occhi di cagni? No, no, gli occhi della tigre. I cagni, vabbè. Occhi, i miei occhi oggi lasciamo stare. No, ma è ma loro, quando io vi dicevo che erano importanti certe cose, ma non io, è per, chiaramente voi fate i giornalisti, faccio l'allenatore, io sono più esperto di voi su tutti gli aspetti. Ma le facce che hanno adesso, che hanno preso 0 gol in 2 partite, voi non ve le potete immaginare. Ed era la mia ricerca quella. Perché tu cominci ad essere un'altra persona, ragazzi, ma se uno ha preso 51 gol, le mia bel quando andate a casa a dormire la sera, Cioè ti diventa una cosa che ti ossessiona. Io ho dovuto prima tirarli fuori da questa ossessione, e per quello che insistevo e dicevo, te mi fai la domanda, bisogna answer, no, bisogna mia perdere. Ma secondo te, me vuoi mio answer? Ma non posso dirlo, non potevo dirlo loro in quel momento, era sbagliato. Oggi lo dico perché oggi la squadra sa vincere. Poi se fuma autogol a me non frega niente. Era caricarli eccessivamente anche di questa. No, no, che io non carico niente. Questa, fanno questo mestiere. No, no, ma io non do la responsabilità. La responsabilità che do a loro oggi è quella di concentrazione, cattiveria, corsa, tutte queste cose. Stare meglio in campo, perché adesso loro stanno in campo bene, perché il campo lo coprono. Facciamo qualche stupidaggine sempre, ma questo lo fanno tutti. Ma ieri sera se io ero allenatore di una delle due squadre, a livello difensivo li ho ammazzati tutti, però se la gente è contenta così, io sono contento anch'io. Ma da allenatore io non è che ho visto giocare bene a pallone, ma fase difensiva, i Pudia fa desgoia a testa, la mia al massimo della vita. Però va bene così, perché viene accettata questa cosa. Io oggi... con loro la responsabilità è mia, quella tecnico-tattica. Oggi quella del gioco è loro, quella di fare le cose che io ho chiesto. È chiaro che allora metto una cosa, metto la mano avanti, allora io voglio delle cose, domani io non posso pretendere per 95 minuti mi facciano pressione, roba così, perché purtroppo ci sono furbi che del calcio non capiscono niente, che fanno i calendari e ti fanno fare ogni 3 giorni una partita a squadra di Serie B che hanno delle rose di un certo tipo, vogliono i giocatori giovani e poi vogliono lo spettacolo. E poi te fa ogni 3 giorni una partita. Pensa che intelligenza che ho in giro, no? No, nei momenti più importanti. Ma non lo so, io, ma no, è sbagliato il martedì, è sbagliato. Ma no, ma mancano 5-6 partite, tu devi fare ogni settimana la partita, fine... che facciano come vogliono. Ma parlavo di pressione quando lei ha detto... Ah, scusate. No, scusa, perché mi sono dimenticato una cosa, se no me la dimentico. Ieri abbiamo avuto un problema con sé, che si è fatto male alla caviglia, quindi non lo so se sarà... Aspetto domani per vedere se è a disposizione o meno. Quindi si può andare anche verso un cambio di modulo? Non lo so, dipende tutto da domani, non ho idea. Non ci voglio pensare. Io faccio così da sempre, non mi voglio stressare oggi. Domani mattina chi c'è a disposizione, parlo poi con i giocatori, soprattutto parlerò con i giocatori che hanno giocato sabato, perché vedere se hanno recuperato dipende, quindi ho tutto per aria, dopo vediamo quello che succede, dipende da chi c'è e poi deciderò anche come fare e cosa fare. Sì, è convocato.
No, ho convocati 24, quindi tutti li ho convocati. Da un lato le partite ravvicinate tolgono per interrompere con lei questioni fisiche. No, c'è solo quello, secondo me, no, è l'unico certo, problema. Però nel momento specifico, da un lato meglio che questa partita così comunque particolare si giochi subito, senza davanti al sistema, da un punto di vista emotivo dico. No, io avrei preferito, no. Io avrei preferito, però d'altro canto anche gli altri sono nella stessa situazione, quindi. Se Romagna alla fine della partita era preso dall'entusiasmo, giocherei anche tra vinti. Certo. Ma proprio perché effettivamente era carico. Ma tu ti puoi immaginare perché? Non perché aveva fatto risultato, perché non avevamo preso gol. Sì, questo mi sembra un punto che abbiamo ribattuto. Sì, no. Ma... Domani si aspetta un Rigamonti più pieno del suo. No, io adesso questo non. Io mi aspetto la mia squadra che faccia quello che deve fare. Poi la gente, ok, cosa faccio? L'appello? Ma no. Chi si sente di venire deve venire, quelli che ritengono di dover dare una mano alla squadra devono venire, se no non c'è. È la squadra poi sempre che deve fare delle cose. Io sono di questa idea. Poi io rispetto i tifosi, rispetto sempre tutti, quindi. Appelli non ne faccio, io voglio che i miei giocatori domani facciano quello che abbiamo costruito e abbiamo detto oggi e che io sono convinto che questa squadra può fare d'ora in avanti. Accetterò esclusivamente l'errore tecnico-tattico. Possibilmente magari nel minor modo possibile. È chiaro. Io c'era l'allenatore che diceva un errore in meno a testa, io invece ero in meno. Qualità. Bisogna vedere perché c'è stato un ricordo. Ha fatto nello specchio ed era il fatto che si è mangiato, ma poi ha avuto 3-4 occasioni da limite d'area e quest'anno in B.U. sono tantissime partite che sono risolte con un più da fuori. Ma scusa, ma io, ma scusate, ma c'avete l'immagine molto vicina della partita con la Spal. Spal che fa 4 tiri in porto, 3 gol. 4 tiri in porto e in tutta la partita. E la porta la sapete qui. Certo, se c'hai Antenucci, se sai questi giocatori, è chiaro che. Noi Caracciolo, purtroppo io da quando sono qua, abbiamo fatto, è già 2 volte che giochiamo il martedì. Su 6 partite, voi 2 settimane con 3 partite. E c'hai un giocatore come Caracciolo. Insomma, non è la stessa cosa. Poi con un giocatore che in questo momento, bisogna dirlo, dire la verità, al di là di Bonazzoli che si è fatto male, Torregrossa si è fatto male, e noi abbiamo Ferrante... E Zigane, Labano Terme l'hanno passata. Non è che puoi pretendere che facciano delle cose diverse. Crociata, Zigane, dove l'hanno passata? Vassallo? Vero. Allora? Cioè, uno viene qua e sa che ha queste cose, ma però sono tutti qualitativi. Ma non posso da loro pretendere l'esperienza. Perché se c'era un giocatore, se Alex avesse avuto 1 o 2 di Serie B, non 25 anni di B, sabato al fa gol, le 3 occasioni che ha avuto, dell'1 contro 1 che stava andando in porta, fa gol, si muove in modo diverso. È il turno mio adesso a sinistra, il calcio a destra, è nella situazione, che arriva dentro l'area, e fa un'altra roba. Cioè, come faccio io? Cosa gli dico? Gli dico guarda che devi calciare di destro, glielo faccio vedere, e questo con quell'altro, con quell'altro, con quell'altro. Ma è così, ma è giusto così, perché se tu fai la categoria come la B e il Brescia deve fare così, perché il Brescia deve fare così, perché il bilancio è il bilancio, oggi è così, se non muori, salta per aria, te salta per aria come salta per aria non sa delle squadre. Da quando io faccio l'allenatore, ci sono delle squadre che erano nella storia del calcio, che adesso in Lega Pro o addirittura sparite. Oggi è determinante, e quindi se tu hai una situazione economica un certo tipo, devi fare certe operazioni, non c'è storia. E devo dire che sono venuto qui perché i giovani presi dal Brescia hanno qualità, ce l'hanno. Come? Manca l'esperienza, ma non puoi averla dai giovani l'esperienza. E adesso in un mese sono cresciuti o no? No, questo è. Ci vuole pazienza. Siamo a posto.